Italia e Francia siglano l'accordo sull'alta velocità tra Torino e Lione, firmata dal viceministro delle infrastrutture Mario Ciaccia e dal ministro dei trasporti transalpino Thierry Mariani. L'intesa dovrà essere ratificata dai parlamenti nazionali. La linea ferroviaria dovrebbe essere operativa dal 2023. Cosa risponde a chi dice che il traffico su quella tratta è in diminuzione sia per le merci che per i passeggeri? Rispondo che è infondato. Evidentemente hanno una visione più limitata dello sviluppo e della crescita in cui noi crediamo. Ipotizzata per la prima volta nel 1990, la TAV negli anni ha suscitato numerose proteste. L'ultima sabato scorso a Torino a sostegno delle persone arrestate per gli scontri della scorsa estate in Val di Susa. A giugno infatti è stato aperto il cantiere con un blitz delle forze dell'ordine contro i NOTAV. Quest'anno verranno realizzate le prime opere nel tunnel di Maddalena di Chiomonte, nel 2013 l'inizio vero e proprio dei lavori. La prima fase costerà 8,2 miliardi di euro, il 40% dovrebbe essere garantito dall'Unione Europea, il resto dai due stati. La spesa a carico dell'Italia dovrebbe essere di 2,7 miliardi.